Bentornati ad un nuovo appuntamento con la TV di Rosso Marlene. Oggi mi trovo nuovamente nello spazio EPM ed IPM di Piazza San Salvatore il Lauro e ho come mio gradito ospite uno scrittore romano che vive e lavora nella capitale. Dal 2000 al 2002 è stato caporedattore di un giornale indipendente romano, KR, sul quale scriveva articoli di attualità, di cultura e anche disegnava vignette. Nel 2003 ha fondato un collettivo poetico, poi nello stesso periodo ha pubblicato delle raccolte autoprodotte di poesia e narrativa e dal 90 si dedica appunto alla poesia e alla narrativa ed è da poco uscito con il suo nuovo libro di Uomini e Mostri, ma ve lo presento, è mio ospite Nicola Argenti. Grazie Grazie mille, per aver grazie di accettato il avermi nostro. invitato. È un grande piacere. Piacere mio. Innanzitutto parliamo un pochino di questo nuovo lavoro, di che cosa si tratta. Allora, benissimo. Allora, questo è il mio primo lavoro in prosa, Sì. dopo molti anni dedicati alla poesia, e parallelamente, chiaramente, mi sono mosso sulla prosa, sulla narrativa, ho lavorato molto anche per cercare di correggere lo stile, il registro Certo. e quindi ho voluto, in realtà è una raccolta che viene da lontano, quindi questa è iniziata sostanzialmente non con questa struttura intorno al 1998, ecco, è il più vecchio Lontano dei vari veramente. racconti perché è una Sì. raccolta di racconti brevi e brevissimi, brevi, brevissimi e micro storie, quindi c'è anche questo aspetto, se vogliamo, sperimentale. Certo. Questa è una raccolta, dicevo, viene appunto da lontano e nel corso degli anni ho continuato appunto a lavorare sullo stile, sulla prosa e fino a, grazie poi ad alcuni spunti, leggendo anche Certo. altri autori, ho deciso di dare una struttura organica a Sì. questa raccolta che prima era semplicemente un raccoglitore Ah, di ecco. storie. E quindi man mano è nato, poi anche grazie a Livio Romano, lo scrittore Sì. salentino che è stato il mio editor, poi prefatore e che mi ha aiutato a migliorare, Certo. diciamo, l'architettura della raccolta, ecco. E E quindi, questa durata appunto perché è stato ponderato per qualche motivo. allora, relativamente alla Sì. pubblicazione, no, nel senso, non era pensato all'inizio per una pubblicazione, Ah. quindi era uno sviluppo di storie, in alcuni casi un esercizio, anche perché lavorare sulla scrittura breve, brevissima, è un mettersi alla prova. Vero, credo che sia forse pure più Sì. complicato, vero? Sì, per certi versi è più complicato, diciamo, questi sono lavori di sintesi linguistica in Sì, qualche maniera, certo. quindi di sintesi narrativa, e benché io non fossi abituato a una prosa particolarmente lunga, è comunque difficile lavorare rendendo una storia in pochissime parole, in una struttura molto stretta, cercando però di generare le atmosfere che si hanno in testa, le atmosfere che si vogliono trasmettere, cercare di creare una sorta di mini plot, di mini Certo. storia, che in questo caso però hanno, diciamo, delle estensioni, io le chiamo, delle estensioni in avanti e indietro, quindi sono un po' un flash su una storia che potrebbe essere già cominciata e che sicuramente può andare avanti, può Sei continuare. stato ispirato da qualcuno, da qualcosa per questi racconti brevi? Allora, in realtà c'è da dire che il lavoro originale si chiamava Ritratti, semplicemente, banalmente Ritratti, e voleva essere, nasceva come una raccolta in Sì. prosa, in scrittura, appunto, ritratti in scrittura, diciamo. E nel corso del tempo mi sono accorto di voler ampliare un po' il raggio narrativo, il punto di vista e spaziare anche un pochino di più.
più. E quindi non ci sono solo, benché siano rimasti, dei ritratti veri e propri, ma poi ci sono anche delle storie che traggono da avvenimenti che sono accaduti a me in prima persona, alcuni che sono semplicemente delle, diciamo, sono rappresentazioni autobiografiche, e ovviamente il tutto è in chiave, diciamo, surreale. Beh, un po' l'immaginavo, diciamo, bizzarra in alcuni, per alcuni versi, quindi, quindi ho voluto mantenere un po' uno stile non estremamente realista, e, però appunto senza neanche esagerare con elementi che possono rifarsi a, non so, al realismo magico o a qualcosa di più fantastico, quindi diciamo il campo del surreale mi è sembrato il terreno migliore e più affine anche a me. Quindi ecco, nasceva come una raccolta di ritratti, poi dopo nel corso degli anni, questo l'ho cominciato, diciamo, a scrivere senza pensare ad alcuna pubblicazione a 20 anni praticamente, quindi poi sono intercorsi vari approfondimenti su, sui maestri, quindi Calvino, Buzzati in particolare, e adesso per parlare di chi ha fatto del racconto d'arte, Landolfi, Manganelli, quindi insomma, e da lì diciamo che molto mi ha influenzato Dino Buzzati, ma perché insomma la creazione del racconto in quel caso diventa veramente arte, secondo me. Chiaramente è soggettivo questo qua, però è stato la sua capacità di narrare in una certa maniera, sfruttando certi stimoli, che mi ha in qualche maniera ispirato a creare una struttura un po' più organica e diversa rispetto alla struttura originaria. E cosa significa per te scrivere? Bella domanda. E allora, scrivere secondo me è un continuo mettersi alla prova, è un continuo sfidarsi, sfidare quello che abbiamo voglia di raccontare e anche quello che non vorremmo raccontare. A volte è una liberazione, certo, in alcuni casi. Esatto, esistono le forme di scrittura terapeutica, sicuramente, a volte è anche una privazione, in qualche maniera, no? Depredarsi di qualche cosa e metterla su carta. In alcuni casi sono cose che si perdono, in altri casi ci arricchisce, c'è chi dice che la scrittura è una dannazione, l'ho ripresi tempo fa in un'intervista e lo dissi della poesia, ma in realtà vale lo stesso per la prosa. E io personalmente attingo a piene mani, anche a livello empatico, anche a livello emotivo, a quello che sento, a quello che percepisco, a quello che provo. Quindi è sempre un lavoro, come si dice, di scavo, un lavoro in profondità, anche per un racconto di poche righe, anzi, forse a maggior ragione, in quel caso c'è un lavoro molto più forte, molto più intenso. Quindi, diciamo, la scrittura è tante cose, tanti stati d'animo. E la passione com'è nata? La passione, andando a memoria, c'è sempre stata, nel senso come tante persone che scrivono, ho cominciato da ragazzino, giovanissimo. Ma hai fatto studi umanistici, hai detto? In realtà sì, all'università. All'università ho fatto studi umanistici e quindi poi la passione è stata coltivata, quindi è nata, sì, mi ricordo da ragazzino facevo i giornali della scuola, queste cose, perché era più di stampo pseudo-giornalistico all'epoca. Quindi facevamo pure noi, come no. Però poi, esatto, poi dopo ha virato sulla parte più strettamente narrativa. Quindi, e lì sono, ecco, tra la poesia e la narrativa, quello è il campo nel quale poi ho trovato una personale maggior realizzazione. Mm-hmm.
Poi mi piace ricordare che con il libro precedente, Rosa nel magma, hai vinto anche un premio. Sì, la Rosa del Magma è il risultato, la Rosa del Magma è il risultato di un concorso della casa editrice Montag e risultai vincitore, quindi c'era la pubblicazione, era prevista la pubblicazione, quindi sì, devo dire che è stata una bella emozione sia ritrovarmi vincitore, Immagino. quindi non indifferente, sia poi la pubblicazione e tutto Certo. ciò che ne è conseguito, e quindi è stato un bel lavoro, soprattutto il post, diciamo, quindi e le presentazioni, le Certo. interviste, è stato un bel lavoro, è stato l'idea, perché poi adesso diciamo mi sto impegnando maggiormente per questa casa editrice, per questo libro, e Le Franer, però parallelamente insomma porto avanti tutte le mie Certo. produzioni per quel che posso, perché insomma mi rappresentano entrambe le due esistenti. Certo. E come nasce la stesura di un libro e quali sono, diciamo, le precauzioni da prendere o le dritte per scrivere un buon libro? Allora, ce ne sono tante, ma innanzitutto è diciamo, non lasciarsi impaurire, se vogliamo, da una temporanea incapacità di scrivere, trasmettere, gettare sul foglio quello che, e questo viene più dalla poesia, però funziona anche nella Certo. prosa. Quindi non avere paura di non avere l'idea o di non trovare l'idea. Però successivamente a quel passaggio, che è molto più emotivo, molto più istintivo, quello che secondo me è opportuno fare è, diciamo, ragionare molto, quindi con un certo raziocinio, e poi, diciamo, dare ad ogni lavoro che vogliamo fare una struttura organica, una spina dorsale, in maniera tale che questo ci possa guidare nella stesura, quindi che sia poesia o che sia narrativa. E l'attenzione a non lo scadere in banalità, sicuramente, in qualcosa di Certo. già scritto, questo equivale a dire leggere molto, in maniera tale la lettura, io dico sempre la lettura come studio, oltre ad essere un piacere. Forse perché scrivendo ho questo imprinting, diciamo, però diciamo, si legge anche per studiare, anche per imparare, dai grandi, dai più contemporanei, anche da tutto il mondo indipendente, ci sono tante cose, tante produzioni che ci possono insegnare qualche cosa. Certamente. E poi, diciamo, a livello tecnico, studiare, 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 tentare, provare. E avere un buon editor alle spalle, Giusto. secondo me, è Sì. fondamentale, è una caratteristica imprescindibile. Io ho avuto la fortuna di conoscere Livio Romano e ancora Meglio oggi ne sono così perché contento. delle volte si vengono delle cose che. Esatto, quindi gliel'ho affidato completamente. Abbiamo fatto è stato anche un bel lavoro, tanto lavorare con un editor al di là, diciamo, della caratura di Livio, lavorare con un editor, quindi una persona che ha un occhio diverso dal tuo e una preparazione spesso e volentieri anche maggiore della tua, quindi questo ti mette in condizioni anche di imparare ulteriormente, anche alla Sì, fine della anche al stesura. confronto, certo. Esatto. E poi comunque sono sempre due occhi diversi Sì. che guardano la tua opera e possono fare molto, possono dare molto al lavoro. Certo. Ti è mai capitato di avere il blocco dello scrittore? Se sì, come l'hai superato? Allora, onestamente no, Ah, ecco, meglio così. nel senso, quando non ho voluto scrivere, non ho scritto, non mi sono mai trovato nella condizione di volerlo fare e di non avere, quindi devo dire, spero non sembri Va troppo bene, meglio così. arrogante, però fortunatamente non ho mai avuto il blocco dello scrittore, ho preso delle pause in alcuni momenti, ma Certo. è stato tutto quanto fatto in maniera del tutto volontaria. E poi, come dicevo prima, in genere, ecco, quando c'è magari
non un blocco, ma un'incertezza su qualcosa, tendo comunque a scrivere, tendo comunque a Certo. tirar fuori, e promettendomi, e più delle volte poi lo faccio, di riprendere, limare, sistemare o anche buttare tutto e ricominciare. Insomma, Certo. anche scrivere 10 pagine non vuol dire che saranno quelle, magari le butti e ne scrivi poi Ne altre ricominci. 20. Esatto. Quindi, però no, fortunatamente Meglio. non ho mai sofferto il E blocco. invece come vivi ogni volta l'inizio e la fine di un libro che scrivi? Allora, all'inizio devo dire con una certa difficoltà, proprio perché l'affronto in maniera molto analitica, quindi cercando di creare delle griglie, delle strutture, a volte anche anticipando un po' il lavoro, invece di scrivere più di getto e poi sistemare, come si dice. Quindi, però lo vivo come una serie di preparazioni e affrontate con forte concentrazione, mentre invece poi durante la stesura, diciamo, si alleggerisce un pochino questa prima tensione, e il finale, diciamo, la chiusura, la vivo sempre con una certa emozione che Immagino. chiunque abbia scritto un libro, una raccolta, un romanzo sa che cosa vuol dire arrivare alle fasi finali e dare, diciamo, le ultime pennellate con la mano tremante, nel senso devono essere date bene, ecco. E poi la Certo. conclusione è chiaramente un sospiro di sollievo. Vero. Tu dicevi che insegni anche alla facoltà No, d'ingegneria? io Ah, lavoro alla lavori. facoltà di ingegneria, sono un umanista, prestato agli ingegneri, quindi aiuto i giovani Sì. ingegneri, una parte dei giovani ingegneri nel loro percorso, e aiuto i docenti ad aiutare gli studenti nel loro percorso, insomma, cerco Certo, molteplici attività, quindi. esatto. E quindi sì, sono prestato agli ingegneri, però di fatto non lo sono. E progetti futuri? Allora, progetti futuri, allora, un romanzo che è attualmente in fase di editing sempre da Livio Romano, perché Certo, ma non lo però abbandonerò, immagino anche. e quindi un romanzo che al contempo vorrei far partecipare ad alcuni concorsi, quindi adesso cioè, vediamo anche tutti i concorsi che iniziano in questo periodo, che hanno già iniziato i lavori, e un paio di raccolte. In realtà starei lavorando a un'altra raccolta di racconti. Lo sto facendo molto più lentamente perché mi sto dedicando di più diciamo, ai romanzi veri e propri, a una prosa Certo. lunga, quindi è, diciamo, in seconda battuta, però c'è comunque in Fieri una seconda raccolta. Poi ci sono due raccolte poetiche in cerca di editore, però Ma anche tu senza scrivi di affanno. notte, no? Come molti scrittori. Scrivo in realtà Ah. in qualunque No, momento perché della tutte queste giornata. attività occorre pure trovare il In realtà tempo. scrivevo molto di notte, ma semplicemente per motivi Appunto, lavorativi e lavorativi, familiari. Quindi Certo. la notte era Ho un letto una bella momento. dedica, infatti, qui. Esatto, la dedica dice tutto. Sì. Ultimamente sto scoprendo che la mattina scrivo molto, molto bene, ma lo devo Ah. fare nel weekend perché la mattina si lavora, e Io quindi invece di notte, io gli articoli la notte. no, continuo a sfruttarla Sì, la sì, notte, sì. meno rispetto a prima. E concludendo, vuoi aggiungere qualcosa? Intanto rimostro questo di nuovo. Questo si Allora, trova sia in libreria questo è che sia in nella libreria, piattaforma. sia online, esatto, sia sul sito dell'editore Lefraner. Posso dire che quello che ho cercato di fare in questo Sì. libro è stato affrontare il genere umano in qualche maniera. Quello che ho voluto fare con gli strumenti che ho a disposizione, un'indagine sulle varie sfaccettature dell'essere umano, Beh, non è di cosa come semplice. è l'umano, e senza paure, quindi anche, diciamo, tirando fuori degli aspetti di me, no? Molto, Sì. molto profondi, e che non ho viscerali, che non ho mai voluto tirar fuori. Quindi è un lavoro comunque importante
vista. Dal punto di vista stilistico, se può, come dire, incuriosire di più, è un lavoro con dei tratti sperimentali molto forti, con il microdialogo, che è una cosa, mi verrebbe da dire, abbastanza innovativa, e la microstoria che è stata affrontata e fatta nel passato e poi un po' dimenticata, e la microstoria parla proprio di poche parole, pochissime parole per descrivere un'intera storia. E quindi ecco, forse anche questo potrebbe incuriosire gli Come spettatori, no? Ma è possibili prevista qualche spettatori. presentazione o ci sono già state? E no, non ci sono ancora Ah. state, è prevista una presentazione sicura, diciamo, tra fine aprile e inizio maggio, tra Ah. metà aprile e metà maggio, dobbiamo ancora decidere, Sì. proprio al chiostro della facoltà Ah, quindi a Roma. di ingegneria, la facoltà storia e ingegneria di Roma. Quindi noi abbiamo lì un chiosco letterario che gestiamo io e un mio scrittore amico sodale, e quindi ecco, è prevista sicuramente una presentazione in Benissimo. quell'occasione, almeno un paio poi, quindi Certo, poi lo un'altra della ricorderemo quale ancora non strada abbiamo facendo. notizia certa, però ecco, questa, diciamo, al chiostro della facoltà di ingegneria sarà quindi in una location storica, il chiostro del San Gallo del 1400, insomma, sale affrescate, sarà un bel Ma sì, evento, bei insomma. luoghi, dobbiamo dirlo. Sì, È decisamente. frenetica la vita a Roma, ma ci sono tanti posti unici. Come quello dove ci troviamo oggi, Anche tra sì, siamo in pieno centro, vicino l'altro. via dei Coronari. Sì, molto bello. Va bene, grazie, è stato un Perfetto. piacere averti qui. Grazie a voi, Ricordiamo grazie il libro a di Uomini e Mostri. Benissimo, allora in bocca al lupo per tutto e poi vedremo magari la presentazione. Perfetto. Grazie mille, grazie a Grazie. tutti. Io ricordo a tutti gli amici telespettatori che potete vedere e rivedere le mie interviste sul mio canale YouTube, la TV di Rosso Marlene, o dalla pagina Facebook, la TV di Rosso Marlene. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento alla prossima intervista. Ciao!